Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, voglio spiegarvi come completare il terzo step del raid Cripta di Pietrafonda e poter accedere quindi alla boss fight. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, iniziamo. Come al solito, se avete dubbi o problemi riguardo agli step precedenti, trovate tutte le guide sul canale e in giornata uscirà anche quella riguardante il boss. Andiamo però a vedere nel dettaglio come completare questo terzo step. Superato il parkour che lo separa dal secondo, ci ritroveremo in una stanza rettangolare, come al solito divisa in destra, sinistra e centro, dove incontreremo il boss del raid. Tanix nella sua versione EXO. Come previsto in precedenti, dovremo utilizzare i potenziamenti operatore scanner, trasferibili grazie ai terminali che stanno uno per zona. In più però si aggiungerà un potenziamento nuovo chiamato soppressore. Questo ci servirà per stunnare il boss e permettere ai nostri compagni di completare il giro, ma lo vedremo più avanti. Il pre-boss, come in passato, non vedrà un boss vero e proprio a cui fare danno, ma sarà più una sorta di puzzle. Munitevi quindi di super e armi che possano aiutarvi a pulire, tenendo anche conto dei campioni sovraccarichi. L'obiettivo finale di questo step è quello di inserire le celle radioattive nelle quattro casse al centro della mappa, che per comodità abbiamo diviso in destra alto, destra basso, sinistra alto e sinistra basso. Per farlo ci sarà bisogno di tutti e tre i potenziamenti, che come al solito potremmo ottenere sconfiggendo i vandali hacker che spawneranno all'inizio step. Decidete quindi chi prenderà i buff, mentre gli altri tre saranno gli addetti al trasporto delle celle. Andando per ordine, andiamo a vedere il compito di ogni potenziamento. Lo scanner è quello che inizierà lo step e dovrà infatti comunicare due delle quattro casse in cui inserire le celle. Come al solito, le riconoscerà dall'aura gialla che le circonda. Dopo poco, quindi, le celle inizieranno a caricarsi in quattro postazioni, divise a destra e a sinistra della mappa, una sulla parete più esterna e una sul balconcino interno. Noterete però che le celle in caricamento saranno tre, mentre le casse in cui depositarle sono solo due. Il compito dell'operatore sarà disattivare una delle tre postazioni di caricamento, sparando al solito pannello che vedrà rosso. Per evitare complicazioni, quindi, l'operatore rimarrà fermo da un lato, in modo che sicuramente una delle due postazioni da quel lato sarà attiva e potrà quindi disattivarla senza spostarsi. Caricate quindi le due celle, due dei tre guardiani senza buff dovranno raccoglierle abbastanza velocemente, perché altrimenti esploderanno e sarà wipe, per poi depositarle nelle casse indicate dallo scanner. Ovviamente in caso sbagliassero cassa morirebbero. Ed è qui che entra in gioco il soppressore, che avrà il compito appunto di sopprimere il boss per aprire le casse e far depositare le celle. Per farlo, il soppressore dovrà individuare una tra le tre sfere fluttuanti, poste una al centro e due sui balconi ai lati. La riconoscerà vedendola blu. Trovata la sfera carica, questo dovrà entrare nel cerchio sottostante e sparare al boss, anche un colpo basterà. La sfera quindi cambierà e la stessa cosa andrà ripetuta per tutte e tre. Sparando al boss sotto la terza sfera, questo si stannerà e permetterà ai portatori di depositare le celle. Il tutto andrà fatto abbastanza velocemente, questo perché una volta raccolte le celle i portatori inizieranno a caricare le radiazioni, che una volta arrivate per 10 li uccideranno. Tuttavia vi ricordo che c'è un terzo giocatore che non starà facendo niente se non pulire. All'evenienza quindi gli basterà avvicinarsi ad uno dei giocatori che trasportano le celle e tenere premuto quadrato per rubargliela, ricominciando quindi il proprio counter delle radiazioni da zero. Questo procedimento dovrà essere ripetuto per 6 volte. State però attenti perché a ogni giro uno dei tre potenziamenti verrà disattivato. Chi lo aveva dovrà quindi depositarlo e passarlo a qualcuno che non ne ha. Inoltre non potrà prendere altri potenziamenti per i successivi 45 secondi. L'idea quindi è che tutti facciano tutto. Alla fine di ogni giro infatti uno dei guardiani con il potenziamento passerà al trasporto delle celle e viceversa. Ma se tutti pensano al proprio compito e si sta attenti ai potenziamenti disattivati, lo step è forse il più facile di tutto il raid. Completato il sesto giro, la piattaforma al centro della stanza si aprirà, dovremo quindi buttarci tutti e correre in fondo al corridoio per salvarci dallo schianto della nave. Fatto ciò, anche dovesse arrivare un solo guardiano in fondo, avrete completato il terzo step. Come al solito però facciamo un riassunto veloce. Uccisi tre vandali hacker, ognuno prende il suo potenziamento. Lo scanner chiama le due casse da riempire, le celle si caricano e l'operatore ne blocca una. Nel frattempo il soppressore inizia a sparare al boss da sotto alle varie palline. I portatori prendono le sfere e mettendosi d'accordo le depositano nelle casse giuste non appena il soppressore avrà stannato il boss. Ora uno dei tre potenziamenti si blocca, viene depositato e preso da uno dei tre guardiani che non ne avevano. Il giro ricomincia e alla fine del sesto si apre la botola. Si corre in fondo al corridoio e se anche solo un guardiano sopravvive lo step è completato. Quindi ragazzi, io spero che il video sia stato utile, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.